L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori è in te Biochemistry Evolution. Nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie. Difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. Buonasera telespettatori e telemie, benvenuti a questa nuova puntata di 60 News. 60 News questa sera si occuperà di Corrado Alvaro. È da un po' di tempo che stiamo tentando di rileggere Corrado Alvaro con occhi nuovi, cercando di uscire dallo stereotipo che finora si è verificato per quanto riguarda Corrado Alvaro. E infatti stasera proponiamo un titolo molto particolare e poi spiegheremo anche perché con gli autori che sono presenti qui in trasmissione. Alvaro e Belmoro nel Dedalo Tantalico. Bene, Alvaro è Corrado Alvaro naturalmente, Belmoro è un libro scritto da Alvaro e pubblicato postumo nel 57, nel Dedalo Tantalico è una lettura surrealista degli autori Francesco Idotta e Maria Grazia Sfameli, che vi presento, che dovrebbe essere inquadrati dai nostri magnifici registi e tecnici. Ecco Francesco, ciao Francesco. Non ti sentiamo. Pronto? Sì, ecco, sì, arriva, sì. Se arriva, grazie a tutti e buona serata. Buonasera anche a te, poi c'è anche Maria Grazia Sfameli, eccola qui con noi. Buonasera, ciao, come stai? Salve, buonasera, bene. Buonasera, finalmente siamo riusciti a fare questa trasmissione per vari motivi, vabbè, adesso non stiamo qui a legare perché, e devo ringraziare come sempre i nostri tecnici di Telemia, sono i motori primi di Telemia. Io li chiamo un motore ibrido, sono silenziosi come la parte elettrica e sono scoppiettanti come la parte, diciamo, termica del motore. Benissimo, allora, i nostri telespettatori saranno sicuramente incuriositi dal titolo e dalla lettura, che ho detto surrealista, che andrà fatta
che avete fatto, cioè di Belmoro. Ora faccio una piccola introduzione. È da un po' di tempo che chi vi parla, gli amici Francesco, Maria Grazia e Cristina Breguglio, stiamo, come dire, portando avanti una nuova idea sul modo di leggere Corrado Alvaro. Penso che sia venuto il tempo per cui questo autore, magnifico autore, splendido autore, debba essere riletto in modo diverso da quelli che sono stati sempre finora un po' gli stereotipi che hanno come dire, guidato la lettura di questo autore. Noi diciamo, e poi lo spiegheremo perché via via, che Alvaro è un autore europeo. Quindi finora qualcuno continua a dire che è un autore regionalistico o quant'altro, che è legato soltanto alla memoria, alle sue memorie della Calabria. Non è vero, e ve lo dimostriamo con 3-4 libri che lui ha scritto, che forse pochi conoscono, però diciamo sono libri abbastanza importanti nella carriera letteraria, nell'evoluzione anche letteraria di Corrado Alvaro. Io chiamerei in causa Francesco perché volevo chiedere, Francesco, penso che i telespettatori hanno, come dire, vogliono capire questo titolo che avete messo nel libro, Alvaro e Belmoro, ok, nel Dedalo Tantalico. Sì, allora cominciamo subito dicendo che effettivamente quello che hai detto tu, Giovanni, ci trova perfettamente d'accordo sulla questione di dare una lettura di Alvaro che vada al di là di una collocazione regionalistica, perché noi abbiamo uno scrittore internazionale, purtroppo, che non ha avuto la fortuna di altri scrittori pavese, merita di essere riscoperto. Per fortuna i libri di Alvaro già cominciano ad essere ripubblicati presso Bompiani, i romanzi che fino a qualche tempo fa era impossibile trovare. Tra questi, appunto, ancora introvabile purtroppo resta Belmoro, che è questo libro che io ho qui tra le mani, e nella prima edizione del 1957, come dicevi tu, è un romanzo pubblicato postumo, apparentemente incompiuto, diciamo, perché Alvaro non riuscì a finirlo in quanto la morte è sopraggiunta prima che lo potesse completare, però non ci sono effettivamente romanzi compiuti. Tutti i romanzi restano, i grandi romanzi della letteratura europea restano in un certo senso incompiuti, soprattutto i romanzi del Novecento. E quello è un romanzo che mi è stato definito una sorta di distopia in linea con L'uomo è forte e L'uomo nel labirinto, che sono gli altri due romanzi che collocano Alvaro in una dimensione europea. Abbiamo dato questo titolo perché abbiamo voluto lineare sia la presenza di Alvaro come scrittore fondamentale per la letteratura italiana e europea del Novecento, Belmoro, il suo romanzo, forse il libro meno conosciuto di Alvaro, meno letto perché non c'è in circolazione, lo si può trovare nelle biblioteche o in qualche mercatino del libro usato, e poi nel Dedalo Tantalico, perché abbiamo sottolineato l'aspetto mitico e il legame profondo che esiste tra Alvaro e la mitologia greca, a partire da opere a teatro. Che ha avuto un successo nel momento in cui è stata rappresentata, ma che in tutti i suoi libri è presente. Forse è questa la dimensione più meridionale, se vogliamo usare un termine e richiamare un po' alla mente Predrag Matveevich quando parla di Mediterraneo, è la dimensione appunto più meridionale del pensiero di Alvaro, intesa appunto in senso filosofico e non in senso geografico. Intanto volevo chiedere all'amico Pino di mandare in onda il libro che avete realizzato, la copertina, eccolo qua, Alvaro e Belmoro nel Dedalo Tantalico, e vediamo anche gli altri libri che sono presenti
nella, ecco, queste, scusa Pino, aspetta un attimo, questi due libri, Belmoro, Corrado Alvaro e il cinema, sono usciti contemporaneamente nel 2018 grazie alla Città del Sole Edizioni, e sono i due libri con i quali noi stiamo tentando di, appunto, di proporre una nuova rilettura di Corrado Alvaro per, appunto, come dicevi tu Francesco, per fare in modo che questa lettura sia, come dire, chiamiamola anche moderna, cioè nel senso che togliamola da quel odore stantio che si porta spesso appresso l'opera di Alvaro, ma lui non ha nessuna colpa, perché già lui diceva, ecco, qui stiamo vedendo alcuni titoli dei suoi primi libri, La siepe e l'orto, abbiamo visto Polsi, L'amata alla finestra, a me ho messo queste pubblicazioni, diciamo, le prime pubblicazioni, perché mi piace molto vedere questi libri, i primi libri pubblicati, perché ovviamente, come dicevi tu Francesco, c'è per fortuna Bompiani, che è comunque il suo editore storico da sempre, che sta ripubblicando via via questi libri, e quindi a maggior ragione noi abbiamo il dovere, il diritto e il dovere di rileggere Alvaro alla luce di questi nuovi, appunto, di questi nuovi libri che spesso sono vecchi, cioè nel senso che nessuno conosce. Abbiamo parlato di Belmoro, di L'uomo del labirinto, dell'uomo è forte, che sono quei libri che appunto ci danno una dimensione europea di Alvaro, ma non dimentichiamo che Alvaro comunque poi è stato anche, lo diciamo in qualche modo, è stato anche un grande giornalista, un grande critico cinematografico, un grande autore, critico teatrale, anche autore teatrale, autore di sceneggiature, cioè Alvaro si è inserito nel mondo, come dire, culturale italiano in tutti i campi, in tutti i sensi, è stato anche direttore della radio, e volevo ricordare che, forse pochi lo sanno, L'uomo è forte ha avuto anche una edizione televisiva a cura di Domenico Campana, chiamata Paura sul mondo. E che io volevo chiedere a Maria Grazia qual è il riferimento che possiamo cogliere tra L'uomo nel labirinto, L'uomo è forte e Belmoro. C'è qualche filo rosso che le lega insieme? Non mi senti? Si è bloccata? Non c'è, vabbè, aspettiamo il collegamento con Maria Grazia. Intanto io volevo ricordare le opere di Alvaro, perché naturalmente sono tantissime le opere di Alvaro e vale la pena ricordarle. Ricordiamo Polsi, nell'arte, nella leggenda, nella storia, che è il suo primo libro scritto mentre era liceale, poi Poesie grigio-verdi, La siepe e l'orto, L'uomo nel labirinto, L'amata alla finestra, Vent'anni, Gente in Aspromonte, La signora nell'isola, Itinerario italiano, Il mare, Terra nuova, Prima cronaca del Lagro Pontino. Questo poi ci soffermeremo, perché questo è anche un fraintendimento che Alvaro si porta da tanti anni, che questa sceneggiatura scritta per Lagro Pontino l'ha classificato come se fosse un fascista. Questo poi dobbiamo dire basta questa anche lettura che si fa di Alvaro. Poi c'è L'uomo è forte, appunto, Incontri d'amore, L'età breve, La lunga notte di Medea, Quasi una vita, Premio Strega nel 51, Il nostro tempo e la speranza, Un fatto di cronaca, Belmoro, appunto, pubblicato nel 57, Postumo, Mastrangelina, Tutto è accaduto. E diciamo, senza poi ricordare che è stato anche, dicevo prima, autore teatrale, cinematografico, critico teatrale e cinematografico, oltre ad essere stato anche un traduttore di opere straniere, giornalista in giro per il mondo, Berlino, la Turchia, Parigi e quant'altro. Questa è la dimensione di Alvaro. Alvaro non è soltanto la dimensione di Gente in Aspromonte, che è rispettabilissima e che va letta e che va, come dire, sempre ricollocata all'interno di un discorso molto più ampio, perché altrimenti ci fermiamo
su quel libro e sembra che Alvaro sia fermo lì da ormai da 50 anni. Io non so se Maria Grazia possiamo, non possiamo collegarci con Maria Grazia, e io chiamerei ancora Francesco per chiedergli, mi spiace che Maria Grazia ancora non riusciamo a collegarci. Appunto, chiedeva a Maria Grazia qual è il filo rosso che lega L'uomo nel labirinto, L'uomo è forte e Belmoro, perché sono tre libri che hanno delle caratteristiche simili, diciamo così, in senso generale. Certo, che è poi legato al sottotitolo del nostro libro, Una lettura surrealista, del surrealismo di Alvaro e della sua vicinanza a quella, a quel genere e a quella visione del mondo che si sviluppa nei primi del Novecento, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento in Europa, ben si colloca la letteratura di Alvaro. Proprio per questo, forse perché si allontana da una consueta letteratura italiana, da un genere letterario che identifica il nostro paese in, una, in un'area realista, è ovvio che si è tentato per lungo tempo di far rientrare anche Alvaro in questa dimensione, perché così sarebbe stato anche più facile, mi viene da dire, per una certa critica parlare delle opere di Alvaro. C'è ovviamente indiscutibilmente la parte realista nella letteratura alvariana ed è in modo particolare presente in Genti in Aspromonte e in altri testi, ma quello che è sfuggito, o meglio quello che si è un po' trascurato a nostro avviso, è stata proprio questa dimensione che colloca Alvaro in questa dimensione che va mitteleuropea in un certo senso, perché non dimentichiamo, come ricordavi bene tu Giovanni, Alvaro ha trascorso lunghi periodi in Germania, dove ha incontrato e ha stretto una profonda amicizia con Luigi Pirandello, è stato in Russia, è stato allungamente a Parigi, in una Parigi rivoluzionaria da un punto di vista culturale e artistico nella prima parte appunto del Novecento, nella prima metà del Novecento, e poi ovviamente tutto questo ha influito positivamente a nostro avviso sugli scritti e sui romanzi d'Alvaro, in modo particolare su questi tre libri. Dell'uomo nell'abito, a dare una lettura nuova di questo libro, se ne è occupata Maria Grazia nella seconda parte del nostro testo. Io mi sono soffermato più che altro su Belmoro, dove ho fatto dei riferimenti all'uomo è forte, che anticipa dei temi, viene considerato quasi un libro gemello dei libri di Orwell, e quindi dove addirittura L'uomo è forte è stato pubblicato prima e riporta quei temi orwelliani all'attenzione del cittadino europeo dei primi del Novecento, quindi mette sotto la lente di ingrandimento di un grande scrittore quale Alvaro è la dimensione dell'uomo massa, quell'uomo Ortega e Gasset, che aveva messo in evidenza la pericolosità di questa massa. Ecco perché anche Alvaro non poteva essere, per ovvi motivi, legato, come dicevi tu, al fascismo, proprio perché egli nella sua letteratura combatte questo sistema, il sistema totalitario in generale, sia quello di destra sia quello di sinistra, come avviene anche nell'uomo è forte, appunto. Quindi c'è il tema portante di questi tre libri, è lo smarrimento dell'uomo, lo smarrimento nel labirinto, appunto, nel Dedalo di Tantalo. Tantalo è colui che vuole prendere in giro gli dèi, colui che si sente arrivato al livello delle divinità e cerca di dare loro una lezione, ma poi alla fine si trova in una condizione sempre di subalternità, che è quella condizione stessa nella quale si trova l'uomo, si trova Belmoro, che non accetta la propria dimensione e si ritrova catapultato in un pianeta futuro, in un'epoca futura, in cui si è smarrito il senso dell'arte, tutto è diventato
commercio, qualunque cosa può essere acquistata, la macchina ha preso il posto dell'uomo e la sana tecnica, cioè quella dimensione che l'uomo è riuscito a costruire col proprio ingegno, ha ceduto il passo alla macchinazione del reale, alla macchina che ha sostituito l'uomo, ne ha preso il posto e lo ha ridotto a un frammento. Quindi l'uomo non è più in una dimensione unitaria, ma si trova in una dimensione frammentata, non sa più chi è, ha perso la propria identità. E quindi quello di Belmoro è un viaggio alla ricerca di questa identità in un sistema fatto di città-stato che un po' richiama e riporta nella dimensione della Grecia pre-cristiana, in cui appunto il fallimento totale di questo mondo così straordinario che ancora noi oggi studiamo è stato causato da una mancanza di coesione tra le città-stato, la stessa cosa che si verifica appunto in Belmoro di Alvaro. Questi tre libri quindi hanno un filo conduttore, e il filo conduttore è quello dello smarrimento dell'uomo del Novecento, che ha bisogno di uscire dalla propria realtà, creare un'altra realtà che appunto sta. Bene, allora io intanto volevo come dire, presentarvi i nostri ospiti, che sono Francesco Idotta, appunto, che insegna filosofia e storia nei licei, è dottore di ricerca in filologia presso l'Università Statale di Madrid, ha pubblicato i saggi Ovunque e un altrove, La lingua dell'altro, Rotte mediterranee e Hermann Hesse, L'estetica del tentativo. Tra le opere di narrativa, Il luogo dei luoghi, Cercami quando finirà l'inverno e libri per bambini, tra i quali Il desiderio del camaleonte. Ha curato la trasposizione in italiano contemporaneo della Città del Sole di Tommaso Campanella, la traduzione dallo spagnolo delle liriche del poeta basco Javier Delgado, raccolto nel volume Lasciami cadere. Ha scritto numerosi articoli per riviste italiane e straniere. Maria Grazia Sfameli è docente in italiano e latino nei licei e specializzata nell'insegnamento di italiano a stranieri, si occupa di ricerca filologica e di storia delle religioni, ha pubblicato il saggio Le aretologie isiache, spero di aver detto bene, aspetti ellenistici di una divinità egiziana, nel 1998, articoli su riviste e volumi miscellanei. Da anni studia appunto la figura di Corrado Alvaro. Bene, Francesco ha spiegato abbastanza bene il filo conduttore che lega questi libri, L'uomo nel labirinto, L'uomo è forte, appunto Belmoro. Ha ricordato che L'uomo è forte è stato scritto 11 anni prima rispetto al libro di Orwell. Non dimentichiamo appunto che l'ha scritto in un periodo in cui c'era il fascismo e il nazismo imperante, siamo nel 38, quindi diciamo che infatti poi ha dovuto un po' come dire barcamenarsi per non farselo come dire censurare totalmente o addirittura eliminare dalla pubblicazione, perché poteva benissimo come dire essere inteso come contro il fascismo o contro il comunismo. Per fortuna L'uomo è forte è riuscito ad avere la sua pubblicazione e ce l'abbiamo e possiamo anche leggerlo nei nostri giorni. È tornata Maria Grazia? Ecco, ancora no. C'è Maria Grazia. Allora, Maria Grazia, ti volevo chiedere, tu hai curato la parte, diciamo, il libro che riguarda L'uomo nel labirinto. Sì. L'uomo nel labirinto, e che è, diciamo, uno dei primi libri che scrive Alvaro. Esattamente. Poco fa Francesco parlava di questo smarrimento dell'uomo europeo. Lui già in questo, voglio dire, lui viene già da una la prima guerra mondiale, poi c'è la rivoluzione d'ottobre,
c'è tutto un discorso che lui appunto fa nel momento in cui si trasferisce dalla Calabria a Roma. Quindi questo smarrimento lo mette anche in opera, il suo smarrimento in qualche modo, no? Lo mette anche in opera nell'Uomo nel Labirinto, appunto in un, un labirinto. Esattamente. L'Uomo nel Labirinto, mi sentite? Sì, sì, vai, vai, vai. Sentiamo, vai. Mi sentite? Sì. Vai, ti sento. Mi sentite? Io ti sento, vai, vai, tranquilla. Ecco, va benissimo, grazie. Dicevo, L'Uomo nel Labirinto è un romanzo che in realtà ha avuto una redazione lunga ed è passata per diverse fasi. Ma se risaliamo alla primissima pubblicazione, la datiamo nel 1922. Quindi il discorso che tu facevi in merito allo smarrimento dell'uomo europeo si avverte certamente nell'Uomo del Labirinto, ma non è solo legato agli avvenimenti storici dei primi del Novecento, ma all'esperienza alvariana che lo porterà, come si dice appunto nel nostro libro, a fare esperienza europea, soprattutto per quanto riguarda il suo soggiorno per il Gino. Lo smarrimento del protagonista, dell'uomo del Labirinto, è lo smarrimento dell'uomo europeo non solo in relazione all'esperienza legata appunto alla Prima Guerra Mondiale, quanto piuttosto all'esperienza dell'uomo moderno. In fase iniziale, tu Giovanni appunto parlavi dell'alvaro europeo e dell'alvaro moderno, ed è questo smarrimento che poi si concretizza nell'uomo del Labirinto in una ricerca introspettiva, almeno questa è la lettura surrealista che cerchiamo di dare in questo libro e crediamo anche di esserci riusciti, proprio perché è una lettura esclusivamente in chiave storica, se vogliamo, di questi romanzi, fa rientrare Alvaro nell'alveo degli scrittori neorealisti, così come è accaduto per tanto tempo. Lo smarrimento è uno smarrimento interiore, fondamentalmente, e il protagonista dell'Uomo nel Labirinto, Sebastiano Babe, appunto, percorre un viaggio che è fisico e che lo porta dalla città all'isola, ma che è fondamentalmente un viaggio introspettivo, come dicevo. Quindi il labirinto diventa emblema di questa ricerca, è un luogo nel quale ci si potrebbe anche perdere, ma è un luogo nel quale per l'uomo che cerca c'è la possibilità di ritrovarsi, quindi di venire fuori dalla condizione di smarrimento. E comunque Alvaro con grande chiarezza, con grande lucidità presenta soprattutto nell'apertura di questo romanzo, che è noto non quanto Gente Nastromonte, ma è un romanzo a lungo considerato desordio. In realtà, cosa che a tutti gli effetti noi sappiamo avere dato un taglio alla cifra letteraria e poetica di Alvaro, che in caso contrario noi non avremmo mai potuto realmente comprendere. Sì, è strano, è giusto quello che dice, è strano che molta critica, come dire, consideri L'Uomo del Labirinto un po'... Per il fatto che sì, parliamo di questo smarrimento, considera, invece di considerarlo alla stregua dello smarrimento di un uomo europeo, lo considera alla stregua dello smarrimento dell'uomo alvaro che passa dalla, come dire, dalla cultura contadina alla cultura moderna, e quindi si trova quasi, invece di vederlo come una metafora dello smarrimento europeo, lo vede come uno smarrimento legato alla persona alvaro. E invece Alvaro, come dire, già intravede questo smarrimento che in qualche modo poi
diciamo in qualche modo, ma Pirandello col teatro attraverso quello che è il tema della maschera, che, per cui l'uomo non è quello che potrebbe sembrare, ma è qualcosa di diverso, e quindi come dire, finge un qualcosa riguardo al suo modo di essere nel mondo e nei rapporti con gli altri. Tutto questo comunque racchiude un discorso che riguarda appunto lo smarrimento, perché non sai come ti puoi confrontare col tuo come dire, rispecchiarti nel tuo vicino o nel tuo centro in cui vivi. E ricordiamo che in quel periodo appunto Alvaro poi comincia anche a scrivere critiche teatrali, comincia anche a scrivere la prima critica che riguarda il cinema, parlerà addirittura dell'estetica del cinema, quindi già coglie alcuni aspetti di questa nuova arte, che per molti scrittori invece sarà, come dire, un'arte che andrebbe a, come dire, non seguita molto, perché mette in crisi quello che è appunto la letteratura o il teatro. Invece Alvaro, pur avendo molti dubbi, cioè non è che ha molti dubbi, cerca di capire il ruolo del cinema nella società moderna, appunto attraverso queste immagini che rompono, no? Come dire, il clima che riguarda il clima letterario dell'epoca, il clima teatrale, e quindi riesce come a cogliere altri aspetti della civiltà che l'uomo sta vivendo in quel momento. Quando si parla di lettura surrealista, vogliamo un pochettino specificarlo meglio al nostro prossimo lettore del vostro libro? Allora, continuiamo, purtroppo abbiamo qualche collegamento che non riusciamo a mettere a fuoco. E il discorso di prima, c'è Maria Grazia? Maria Grazia? Qui, io vi sento. Ecco, sì, perché vi stiamo perdendo una volta, riusciamo, mannaggia questi benedetti collegamenti. Stavo dicendo che Alvaro ha molti dubbi riguardo all'arte cinematografica, a tante cose, però, per esempio, Pirandello dice che il cinema parlato è una qualcosa che non andrebbe neanche vista. Alvaro invece cerca di capire il ruolo, no, del cinema parlato, sonoro e parlato nella società. Quindi diciamo è un uomo di cultura che non rifiuta quello che sta avvenendo durante la sua vita, no? Perché poi riesce a cogliere questi momenti, li mette in dubbio, cerca di capire quale ruolo sociologico e antropologico potrebbero avere, e quindi da questo punto di vista penso che sia anche un uomo moderno, penso che sia un uomo, no, che vive il proprio momento in cui sta vivendo, non è un uomo legato soltanto al passato, come spesso si dice, legato a sempre a gente in Aspromonte, no? Assolutamente. Scrivere questo libro ci ha dato la possibilità di occuparci non solo dei due romanzi che vengono citati, ma ci ha dato la possibilità di spaziare, e quello che dicevi, Giovanni, è assolutamente corretto: l'interesse e l'attenzione di Alvaro nei confronti della società del tempo in tutte le sue forme di comunicazione è evidente anche nei romanzi. L'attenzione di Alvaro per le forme di drammatizzazione, pensiamo all'impegno di Alvaro nel teatro, pensiamo non solo alla sua partecipazione come critico teatrale, la sua collaborazione con Bontempelli, per esempio, ma pensiamo anche al fatto che Alvaro è stato anche autore teatrale, non dimentichiamo appunto Lunga notte di Medea, che è un'opera teatrale
straordinaria, di straordinario valore. Ma la tecnica cinematografica viene utilizzata dal Varo anche nei suoi romanzi. Cioè, se guardiamo con attenzione anche all'Uomo nel labirinto, noi troviamo assolutamente l'impegno di Alvaro nel volere raccontare in modo nuovo, in modo assolutamente moderno. E la modernità, la novità di Alvaro, narratore, si coglie anche nel creare una sorta di meta racconto, nel momento in cui la tecnica narrativa si incontra e si fonde con quella del regista cinematografico. In più passaggi questo aspetto è stato evidenziato sia da me che da Francesco nel nostro saggio. Quindi sì, condivido la vicinanza con Pirandello, indiscussa per certi aspetti, ma per altri forse Alvaro, il suo respiro europeo, è sicuramente estremamente attento a tutte le a tutti gli spunti, a tutti gli stimoli che la società del Novecento offriva, non ultimo appunto quella cinematografica, quella del cinema appunto. Sì, sicuramente è così. E volevo chiamare Francesco, appunto gli stavo chiedendo prima questa lettura, siamo quasi in conclusione di tempo, il tempus fugit, come diceva qualcuno, e dobbiamo concludere. Francesco, diamo al prossimo lettore del vostro libro alcune come dire, riferimenti riguardo a questa lettura surrealista. Mi senti? Pronto? Sì. Mi hai sentito? Bisogna conoscere. Io sì, ho sentito. Sì. Vai, vai. Stavo rispondendo. Vai. Dicevo, per poter leggere appieno il nostro libro è necessario conoscere. Purtroppo abbiamo dei problemi, questi collegamenti un po' ci lasciano un po' sempre sospesi, no? Sospesi in questi questa non che non riusciamo poi a concludere spesso un discorso. Comunque, vabbè, vediamo se riusciamo ancora a collegarci con Francesco oppure con Maria Grazia. Con Maria Grazia chiedo a te, per concludere, alcuni riferimenti da dare al vostro lettore del libro riguardo a questa lettura surrealista. Come deve intenderla questa lettura surrealista? Riprendo un po' quello che immagino Francesco stava dicendo in merito alla necessità di leggere innanzitutto i due romanzi che vengono citati, quindi Belmoro innanzitutto come opera distopica straordinaria, e il surrealismo della lettura appunto dell'opera di Alvaro traspare con grande chiarezza in Belmoro soprattutto. Quindi sì, l'invito al lettore del nostro saggio è quello di recuperare Alvaro, e come scriviamo noi questo testo, con mente e cuore nuovo, in maniera tale da aprirsi una lettura libera da stereotipi che possa veramente dare respiro, nuovo respiro, moderno e quindi surrealista, accostandolo, come si vede anche nel dipinto che non a caso è stato posto in copertina, la ragazza alla fine da lì, proprio perché vedrete diversi passaggi, sia per quanto riguarda Belmoro, sia per quanto riguarda L'uomo nel labirinto, richiama al surrealismo non solo letterario ma anche artistico, diventa una chiave di lettura estremamente interessante e innovativa. Bene, se abbiamo concluso, dobbiamo concludere, salutiamo Francesco e Maria Grazia, mi dispiace per questi piccole interruzioni, ma comunque purtroppo fa parte un po' del gioco dei collegamenti in remoto.
Grazie Francesco, grazie Maria Grazia, speriamo ancora di vederci di nuovo con il prossimo vostro libro. Va bene? Grazie. Grazie a voi. Il Covid ci ha messo in grande difficoltà, ma nonostante le restrizioni siamo qui con l'entusiasmo di sempre per presentarvi la nuova collezione autunno-inverno nei nostri ampi locali perfettamente sanificati, ambiente ed abiti con la luce ultravioletta, Rita Severina Abbigliamento, via Tenente Carella Rocella Ionica, veste ancora l'uomo e la donna, dal casual al classico, con i nostri brand che hanno da sempre contraddistinto la nostra storia, Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surca, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Rocella Ionica. La storia continua. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.